Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Seconda puntata con le cronache di Inca il Ragno, dove la nostra protagonista, dopo un iniziale spunto del come sia diventata una spia al servizio degli Arconti, verrà incaricata proprio da uno di questi ultimi per raccogliere informazioni su uno strano episodio che suscita un misto tra curiosità ed orrore. Dalla penna di Daniel Lovat Clark, ecco a voi Uno strano gioco. Andiamo a dargli un'occhiata. Ho incontrato una buona dose di arconti nella mia vita, ma non smettono mai di sorprendermi con la loro stranezza. Hanno degli strani corpi, quando li hanno. Hanno strani nomi, ma hanno anche strane e bizzarre richieste. Un giorno un arconte che si fa chiamare Velato, solo Velato, non il Velato o qualcosa di altrettanto sensato, venne nel mio ufficio e si manifestò a dimensioni di ragno davanti alla mia scrivania. Velato indossava un volto come una bianca maschera di morte e una vaporosa massa di cappe e nastri lo circondava come una nuvola. «Ho sentito una storia», disse. «No», intonò. «Su un demone che dimora sulle rive del mare di Moigdos. Non fa del male a nessuno, ma sfida i passanti a un gioco». «Di certo questo è in contrasto con molte delle storie che ho sentito sui demoni Dis», risposi. «Tendono al lato del dolore e dell'omicidio nello spettro delle possibili interazioni». «Questo è diverso», disse Velato. «Sto pensando di reclutarlo. Vorrei che trovassi una strategia vincente per il suo gioco». Ansiosa di avere la possibilità di incontrare un demone faccia a faccia senza che nessuno morisse, accettai. Trovare la creatura non fu difficile. Non fa nessuno sforzo per nascondersi, restandosene immobile al limitare delle onde con la sua sinistra plancia di gioco disposta davanti a sé. Non c'era niente nelle vicinanze, né persone né città. Perfino gli ululanti pipistrelli mannari, così comuni sulla costa, si tenevano alla larga dalla regione. Solo i pilastri di pietra, segnati dal vento e dalle maree, che facevano da sentinella lungo la costa, osservavano il demone. E io, ovviamente. Il vento agitava i brandelli della sua veste scura. Era l'unico movimento che la creatura facesse mentre mi avvicinavo. La veste nascondeva per lo più la sua forma, ma non la sua natura. «La forma è a mio beneficio?» mi chiesi mentre mi avvicinavo. «La veste era una forma di camuffamento per nascondere i suoi tratti più repellenti, lasciando solo la maschera cornuta e le mani artigliate a spaventare i passanti?» «Salve!» dissi quando fui abbastanza vicina. La creatura voltò la testa verso di me, poi fece un cenno con un artiglio verso la plancia di gioco. «Non so come...» attaccai, e poi mi resi conto che in realtà sapevo come giocare. Fu come ricordarsi di un gioco che avevo giocato quando ero solo un piccolo ragnetto, eppure sono certa che non mi ero mai imbattuta in quel gioco prima d'ora. Il demone rimase in silenzio mentre osservavo la plancia. I pezzi erano colonne ritorte di ember, il tabellone un rozzo cerchio di pietra tagliato dalla costa locale, le caselle marchiate da sigilli che posso solo concludere fossero parte di quale che sia l'alfabeto usato a Dis. Al momento il loro significato mi era chiaro quanto le regole del gioco. Ora sono entrambi sbiaditi e confusi nella mia memoria. Cercai il perfetto gambetto di apertura, una manovra che avrebbe attraversato le difese della creatura, che mi avrebbe portato la vittoria e la comprensione. Spinsi avanti un pezzo,
scivolò facilmente sulla plancia al più delicato tocco delle mie zampe anteriori e feci la mia prima mossa. Dove hai imparato questo gioco? Non era la prima domanda che un demone si sarebbe aspettato. Speravo, e avrebbe potuto portarlo a raccontarmi di più della sua storia, o almeno distrarlo dall'attuare una controstrategia di gioco ottimale. Avrei anche potuto chiederlo all'oceano, avrei ricevuto una risposta migliore. Il demone mosse il suo pezzo come unica replica e mi lasciò a studiare la plancia mentre lui rimase in silenzio. Non aveva occhi che riuscissi a vedere, nessun lineamento di ogni genere a parte quella strana maschera. Nessun modo in cui potessi leggere ciò che stava pensando o provando, ammesso che facesse una di quelle cose. Se ne stava solo lì, fermo, e guardava, e attendeva. Pensavo che fosse il ragno nella sua tela a dover essere fermo e immobile in attesa. Scherzai mentre muovevo un altro pezzo. A due mosse nel gioco, la mia strategia si stava già evolvendo. Avrei attratto i suoi pezzi fuori dalla loro posizione usando i miei come esca. Poi avrei colpito rapidamente le retrovie scoperte del mio avversario. E come mi era sovvenuta quella strategia per un gioco a cui non avevo mai giocato prima? Perché ero così sicura che avrebbe funzionato? Domande che mi tormentano adesso, ma che non mi sovvennero allora. La battuta non ebbe più effetto della domanda. Il mio avversario studiò la plancia col suo sguardo privo di occhi, poi mosse un singolo pezzo. Il suo silenzio aveva iniziato a snervarmi, un silenzio che sembrava fagocitare il quieto mormorio delle onde e il sibilo del vento tra i pilastri di pietra. Il silenzio crebbe e il mio debole chiacchiericcio divenne sempre più disperato in risposta. «Cosa guadagno se vinco?» chiesi. «E cosa guadagni tu se perdo?» si chiese una parte di me. Iniziai a pentirmi di non aver fatto quella domanda prima di aver mosso la prima pedina. La mia paura cresceva, alimentandosi di se stessa mentre la mia dichiaratamente fertile immaginazione iniziava a creare scenari sempre più macabri. Mi avrebbe mangiata, mi avrebbe strappato l'anima dal corpo, mi avrebbe staccato 5 delle gambe, avrebbe tessuto una tela del mio fallimento e rimorso e avrebbe risucchiato i fluidi dal mio esoscheletro con le sue mandibole nascoste. Mentre mi facevo sempre più atterrita, le dita artigliate della creatura picchiettarono sulla plancia di pietra, riportando la mia attenzione sul gioco. Non c'era niente da temere, ricordai a me stessa. Le storie raccontate su quella creatura non dicevano che non avesse mai fatto del male ai suoi avversari in qualche modo e non avevo forse intenzione di vedere la verità dietro le storie? La creatura vivente dietro il mostro? Quanto spesso ero stata liquidata come un semplice ragno. E poi, la mia strategia era a prova di bomba. Avrei vinto. Spostai un altro pezzo in un punto da cui avrebbe minacciato il mio avversario e lo avrebbe costretto a rispondere. Lo fece, proprio come avevo previsto. E di nuovo spostai un pezzo in una posizione minacciosa. Dimenticate le mie domande, venni assorbita sempre di più dal gioco. Mentre la mia strategia si sviluppava verso il brillante successo finale, il resto del mondo si dissolveva come un ricordo. Tutto mi portava alla mossa successiva. L'intero mondo era il gioco. Alla fine ero pronta a colpire. E poi la creatura mosse il suo cuore di pietra. La chiave di tutto, l'unico pezzo che dovevo eliminare per porre fine al duello. E di colpo la situazione sfuggì al mio controllo. I pezzi che avevo sacrificato erano insignificanti. Lo svantaggio che si erano lasciati nella scia era insormontabile. Entro 3 turni il mio avversario aveva pressoché svuotato la mia plancia e, con un ultimo risuonante acciottolio, mi mise in una trappola da cui era impossibile sfuggire. Vergogna, umiliazione, frustrazione, incredulità e stanchezza
mi martellarono negli arti e mi fecero vibrare l'udito ad ogni battito del mio cuore e ogni gorgoglio della mia emolinfa. Allungai una zampa e inclinai il mio cuore di pietra su un fianco. Quando lo feci, la pietra tremolò alla luce del sole calante e mi sentii come se tutta l'intensità delle mie emozioni fosse stata risucchiata. Tutta quella vergogna scorse fuori da me. L'umiliazione scomparve. Al loro posto fui lasciata intorpidita, un vuoto che mi avrebbe spaventata se in me ci fosse rimasto qualcosa che avrebbe potuto provare paura. Il demone prese negli artigli il mio cuore di pietra e lo sollevò. Pulsava al ritmo del mio cuore. Una fioca luce arancione che si accendeva e si affievoliva, intensificandosi quanto più io mi intorpidivo. Infine il demone si infilò il pezzo sotto la veste, poi si voltò e camminò lentamente nel mare luminoso come uno specchio. Mentre scivolava sotto le onde, l'ultimo spicchio di sole scomparve oltre l'orizzonte, lasciando un luminoso tramonto argenteo e arancio a illuminare la strada del mio ritorno a casa. Mi allontanai barcollando da quella spiaggia e lentamente tornai al mio piccolo nido nel mio piccolo albero, per pensare a quello che avevo visto e fatto e a se avrei potuto scrivere il tutto. Le emozioni mi tornarono gradualmente, ma per molti lunghi giorni mi parve che il mondo avesse perso i suoi colori, come se i miei sentimenti fossero stati avvolti in spessa lana grigia. Non so cosa volesse da me quel demone o cosa abbia ottenuto. C'è chi dice che i demoni vivono solo per infliggere dolore e sofferenza. Quel gioco non era altro che una forma di tortura? O c'era qualcos'altro al lavoro? Qualcosa che il demone voleva da me al di là della mia sofferenza? In qualunque caso, è difficile dire che mi senta crudelmente usata. Se il demone mi ha causato dolore, l'ha anche portato via altrettanto rapidamente. Non mi pento della mia sconfitta al gioco, né esulto per l'emozione di aver giocato. Non provo niente al riguardo. Mi ci vollero giorni per mettere l'inchiostro sulla carta e scrivere infine il mio rapporto sul gioco. Fui purtroppo incapace di comunicare qualunque cosa di significativo a Velato su come si giocasse. Quella conoscenza sembrava essere stata risucchiata via insieme alle mie emozioni. Il mio miglior consiglio, scrissi, è di fare attenzione a non seguire la prima strategia che vi sovviene. Il demone e il gioco hanno un copione che desiderano venga seguito. Se il gioco si può vincere e il demone sconfiggere, la chiave deve risiedere nel non attenervisi. Riflettei se dirgli cosa aspettarsi se avesse perso il gioco, ma non avevo alcuna opinione in merito, alcuna emozione a guidare la mia risposta. La omisi, proprio come fanno sempre le storie, su quel demone. In questa lore abbiamo scoperto la storia che si nasconde dietro la carta Gioco pulito di casa Dis, e possiamo asserire che il disegno che illustra il demone intento ad invitare un qualche sconosciuto a giocare potrebbe essere in realtà un evento vissuto dalla prospettiva di Inca, che descrive poi nel dettaglio i particolari di quella giornata che, come abbiamo visto, si è rivelata più intrigata del previsto. Ora, la domanda che rimane è la seguente: e se Inca avesse vinto lo scontro, cosa sarebbe successo? Quesito che rimarrà nel mistero, proprio come il bizzarro demone che sfida senza un apparente motivo ad uno strano gioco ogni viandante che passa nei pressi delle rive del mare Moigdos. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio su come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate.
Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.